Già da qualche giorno c'era odore di nuove restrizioni, adesso c'è la conferma. Discoteche, sale da ballo e locali assimilati da oggi resteranno chiusi. A stabilirlo, in seguito all'aumento dei contagi, Palazzo Chigi nella conferenza di ieri pomeriggio con i presidenti delle regioni. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio assembramenti, molto alto nei locali della Movida, frequentati dai giovani e non solo. Nell'ordinanza del governo, stretta anche sull'utilizzo delle mascherine. Dalle 18 alle 6 su tutto il territorio nazionale, obbligatorie anche all'aperto, negli spazi esterni dei locali e negli spazi pubblici in cui è più probabile il formarsi di assembramenti. Con questo stop forzato sarebbero a rischio almeno 4 miliardi di euro di fatturato, a dichiararlo all'ANSA il sindacato dei locali da ballo. L'esecutivo comunque rassicura che darà un sostegno alle imprese del settore ed ha già stanziato i primi 100 milioni di euro. Attenzione e prudenza, questo l'appello che il ministro della Salute Roberto Speranza rivolge ai giovani, ribadendo le tre regole fondamentali per contrastare la diffusione del virus: mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani. L'ordinanza del ministro Speranza, valida almeno fino ai primi di settembre, non prevede la possibilità di deroga da parte delle singole regioni.